Ciao, Coltri Sub Endurance Tour, ci troviamo oggi al lago di Como, siamo vicini a Menaggio, per la precisione a Santa Maria Rezzonico, e siamo con il decano dei subacquei lariani, Rinaldo Marcelli, che ci conduce a esplorare un nuovo relitto, una gondola lariana. Intanto ben trovato nel 2019, Rinaldo. Questo è un relitto che è simile a quello di Tremezzo, me lo descrivi un po'? Sì, è simile a quello di Tremezzo, forse leggermente più grande. Sì. È affondato carico di sabbia, probabilmente lasciando all'ancora oppure a riva, ma si è riempita la barca. Vento, si è riempita e è scivolata giù. In una giornata ventosa come quella di oggi, probabilmente. Ma, probabilmente sì. Poi, dato che è senza motore, naturalmente, perché è vecchissimo, probabilmente fermare qua oppure scaricava qui e nella notte la barca è andata giù. Ascolta, mi dicevi che è stato scoperto non da te ma da un'altra persona, che forse c'è anche un filmato molto datato di questa prima immersione. È molto datato e dovrebbe essere su quelle cassette ancora vecchie. Ancora un VHS. Perfetto. Il relitto è un relitto di una gondola lariana, mi dicevi, siamo intorno ai 40 metri più o meno. Sì, sì. Come scafo ha perso un po' le sovrastrutture, gli archi, però il timone, per dato che è giù di drua, il timone rimane più in alto e poi c'è quel cassettone che collo la pompa, che c'è anche scritto il nome del proprietario, che se non sbaglio è Luigi Redaelli. Perfetto. È lì. Andiamo a vedere cosa succede. A dopo.